Bentrovati a questo nostro incontro sulla meditazione dei versetti del Vangelo di Giovanni. Ricordo che la meditazione non è un fatto intellettuale. Sicuramente, prima va bene approfondire i contenuti, ma quando si medita, non bisogna assolutamente lasciarsi prendere da quello che è la mente, ma fare in modo che queste parole, questi contenuti che vengono dati, appunto, e troviamo nel Vangelo, possano agire per forza propria. In essi vi è già un potere di innalzamento, di chiaroveggenza, di illuminazione. Quindi abbandoniamo la mente, adesso usiamola per capire cosa ci viene incontro, ma poi quando meditiamo cerchiamo di lavorare 10, 15 minuti, 20 minuti massimo immergendoci in queste, questi versetti, questi singoli versetti. Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando, era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Vediamo un attimo questa prima frase. Giovanni, sappiamo, Giovanni Battista è stato il primo individuo sulla terra che ha avuto l'intuizione di sapere che dentro di noi c'è un io. Una volta nell'antichità non era una cosa comune avere un io, perché ci si identificava un po' con la coscienza degli avi, era un po' come se gli individui erano sempre egoisti come adesso, prepotenti e a volte anche simpatici come adesso, però non avevano quella capacità di dirsi io come ce l'abbiamo ora. Adesso noi sentiamo che i nostri ricordi appartengono solo a noi. Invece, nell'antichità non era proprio così precisa, c'erano eh, sensazioni in cui si sentiva che quello che aveva fatto il nonno, il bisnonno, viveva in noi come memorie. Quindi noi quando guardavamo dentro la nostra coscienza non vedevamo solo ciò che avevamo fatto noi, ma anche quello che aveva fatto il nonno, il bisnonno, il trisnonno. Quindi la nostra coscienza continuava, si potrebbe dire, indietro nei secoli, fino a sentirsi come identificata con tutta la stirpe. So che è una cosa insolita che non accade più, però non è che l'uomo ha avuto sempre la stessa coscienza. Beh, Giovanni è il primo in cui scompare questa facoltà. Lui si sente che è solo lui l'artefice della sua biografia, che dentro di lui c'è un io, non c'è il popolo, non c'è la stirpe. E Giovanni appunto rende testimonianza dentro di sé della presenza di un principio che dice era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Cioè quella forza che io sento come io che io ho percepito, non ha niente a che fare con gli avi, con la memoria del popolo, è qualcosa che esiste dal principio dei tempi, è il fondamento dell'universo che si esprime in me adesso, da questo momento in poi e eh, sarà sempre più diffusa questa sensazione di sentirsi un io. Sì, una volta era prerogativa di pochi sentirsi un io, addirittura solo Giovanni Battista fu il primo che si disse io veramente cancellando tutto quello che popolo stirpe. E lui infatti dice, colui che viene dopo di me, colui che in realtà, in realtà noi sentiamo che è arrivato adesso, esisteva anche prima. Infatti in una parte del Vangelo il Cristo dice, prima che Abramo fosse io sono, cioè io esistevo prima di tutti i vostri avi. E questo principio che noi sentiamo come il nostro io, è qualcosa che proviene dalle profondità immense dell'universo, qualcosa che non ha mai avuto origine. Noi ab siamo, abbiamo cominciato a esistere, ma lui esisteva prima di noi, perché proviene da altre vite, da altre esistenze. Noi abbiamo cominciato a esistere con la nostra memoria ora, ma lui esisteva già prima. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Quando si viene a conoscere che l'io è divino, cosa c'è di più grande di questo? Qual è la libertà più grande? Essere graziati, ricevere la grazia, è sentirsi liberati. Se io vengo a sapere che in me vive un io che appartiene all'essere più enorme e grande dell'universo, che è Dio, e questo è il mio io, io mi sento pieno. C'è una pienezza in questo io che mi conduce ai limiti dell'eternità e dell'immensità. Infatti Giovanni sperimenta questa pienezza, questa liberazione dalla illusione di credere di essere un io, che invece è stato sempre adesso un corpo, un pensiero, un sentimento, un ego. Giovanni sente che te può testimoniare la presenza in sé di qualcosa che esisteva prima della sua anima e del suo corpo, di uno spirito universale, che è il suo io, che è entrato nel suo corpo ed è il suo io. Non è Giovanni, è qualcosa oltre a Giovanni, è l'essere vero di Giovanni, che non ha un nome, si chiama io. Noi diciamo io a noi stessi, non diciamo Tiziano, Marco, diciamo io sono. E questo io è qualcosa che viene prima del nostro nome, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La legge è stata l'indicazione che doveva essere data al popolo, a tutte le genti, prima che arrivasse l'io. Questo fenomeno dell'io non è qualcosa che è sempre esistito. Gli individui prima non sapevano se compivano il bene o il male. No, solo adesso abbiamo questa capacità morale di sentire un senso di colpa, di avere una voce della coscienza. Ecco, è come se prima non c'era la voce della coscienza. L'Io non poteva suggerirci le azioni. Il popolo doveva andare a leggere nelle leggi se aveva fatto bene o male, se no non lo poteva sapere. Quindi Mosè diede la legge perché gli uomini non avevano un orientamento interiore, non avevano il centro di gravità che gli poteva dire hai fatto bene, hai fatto male l'orientamento, cioè la conoscenza del vero, del bene e del male se sto compiendo il bene e il male c'è stata data attraverso Gesù Cristo che è il principio universale che noi chiamiamo io certo è stato anche un uomo Gesù Cristo ma è stato anche la venuta sulla terra della reminiscenza, del ricordo, dell'annuncio che qualcosa sarebbe cambiato nell'uomo. La verità che noi possediamo un io ci avrebbe liberato dall'inganno di essere mortali e di essere ciò che crediamo di essere. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che ce l'ha fatto conoscere. Potremmo dire che nessuno ha mai incontrato né Dio né questo Io. Ecco, questo unigenito, abbiamo visto nell'incontro in precedente, è ciò che nasce da un genitore solo, dallo Spirito. L'Io nasce da Dio, anche se si assomiglia appunto a come parole, sappiamo bene, no? un unigenito Dio che è nell'universo. La goccia di io che vive nell'universo del Padre di Dio gli è, stato, è stato a noi rivelato grazie alla venuta di Gesù Cristo. Ecco. Noi non abbiamo mai incontrato l'io e neppure Dio, però questo principio universale che è venuto a portare, a donare Cristo sulla terra, ora ci ha permesso e ci sta permettendo di conoscere. Noi possiamo sapere di avere un io della stessa immagine e somiglianza di, di Dio. Noi abbiamo conosciuto, possiamo conoscere se vogliamo che in noi vive l'oceano Dio e noi siamo una goccia di questo universo. Io vi ringrazio, vi auguro una buona meditazione, che è questa. E vi ringrazio, vi aspetto domani. Ciao a tutti. E eh, buonasera, anche stasera siamo con il nostro consueto incontro. E questa sera ci dedichiamo a un altro passo del Vangelo di Giovanni. Questo diciamo, lavoro che facciamo lo abbiamo dedicato a questo periodo di emergenza, diciamo in cui sentiamo il bisogno di meditare su riflettere. Ecco. Questo è un passo che troviamo sempre nel Vangelo appunto, di Giovanni, che viene chiamato la guarigione del figlio dell'ufficiale regio. E ricordiamo per chi non ci ha ascoltato nei precedenti incontri che il Vangelo di Giovanni è un testo che deve essere inteso come una sorta di libro che appartiene a ognuno di noi, è come una specie di autobiografia del futuro uomo eh, in divenire. Abbiamo detto che il Cristo è il nostro Io e tutto ciò che appare nei Vangeli è parte della nostra personalità. Quindi vi è un'autorità, una presenza spirituale che è la nostra autorità divina, quella dell'Io superiore, che incontra eh, altre parti di se stessa. Ecco in questo caso abbiamo l'Io che è Gesù Cristo, appunto, che incontra questo Ufficiale Reggio. L'Ufficiale Reggio cosa gli dice? Ho un figlio che è, si è ammalato, non sta bene, eh, sta morendo. E se vediamo il testo, vediamo, possiamo poi leggerlo casomai da soli dopo, vicino a, eh, a Cana, dove c'è stato appunto anche questo cambio dell'acqua in vino. Ecco, e questo ufficiale, che è un'autorità, un, qualcuno che comanda eh, all'interno di noi, cioè quindi. Qualcuno in noi che potrebbe essere una sorta, diciamo di io inferiore, però che ha sotto comando delle altre unità organiche. Ecco. Questo bambino rappresenta quella parte in noi che sta nascendo. È quel bambino che nasce simbolicamente a Natale. Ecco, quel bambino nella mangiatoia fra il bue e l'agnello, fra il bue che rappresenta le forze degli istinti della sessualità. Fra l'asinello che rappresenta l'intelligenza nasce questo bambino, che è la parte divina, è la parte dell'uomo che vorrebbe eh, partecipare, vorrebbe crescere, no? E in questo caso sta morendo. Perché sta morendo? Sta morendo perché non riceve più nutrimento, vive in un periodo storico in cui tutto lo fa avvizzire, non crede più in nulla. Quindi una società che non ci sono più valori, non ci sono più possibilità di crescita. Ecco, ecco, da notare che il Cristo dice: tu va, lui è già guarito. Perché dice questo? Perché in realtà eh, questa forza della fiducia che può apparire in noi non è soltanto una cosa così aleatoria, una, un palliativo. No, la fiducia, nei Vangeli viene chiamata la fede, è la facoltà di credere di avere in sé un potere divino ecco se in noi crediamo che esista veramente la possibilità di guarire ecco che il nostro bambino interiore eh, può risorgere può guarire infatti l'ufficiale reggio va a casa e cosa succede incontra i suoi diciamo, i suoi guardiani che gli raccontano che il suo figlio sta già meglio, che la febbre non c'è più, se n'è andata e quindi è guarito. E questo è proprio il cenno del fatto che eh, l'io inferiore si è sottomesso alla volontà di credere che esiste un mondo spirituale che farà nascere il suo figlio e il suo figlio guarisce, il suo figlio ha un nuovo nutrimento, il suo figlio può di nuovo accendersi, aprirsi, ecco. Questo è un segno che ci può portare a riflettere appunto sul fatto che questo bambino ha bisogno di essere nutrito ed è la nostra parte spirituale, diciamo, più, più divina, che però non si nutre di un cibo materiale, ma di un cibo spirituale. C'è un altro segno che questo è molto interessante e anche molto simbolico per quanto riguarda il nostro lavoro che stiamo compiendo ed è la guarigione del paralitico nella piscina di Betezza ecco. Ecco, vediamo un attimo cosa succede qua praticamente vi è una porta e qui comincia, cerchiamo di leggere bene come ci dice la scienza dello spirito i simboli ora. Gerusalemme presso la porta delle pecore guardate anche qua c'è la porta delle, da dove entrano le pecore c'è una vasca chiamata in ebraico Betezza ci sono eh, tutti gli impianti è come se questa eh, porta questa, avesse dentro di sé cinque portici. Pensate, cinque porte, cinque vie d'accesso, e ci sono tanti tipi di, di malati: ci sono zoppi, ciechi, paralitici in particolare, e, e questi aspettano di entrare nell'acqua perché si diceva che entrando in quell'acqua. C'era una dote magica che veniva infusa da un angelo che offriva la guarigione a coloro che potevano penetrarla. Ecco. Cosa significa questo? Ricordiamoci di quello che abbiamo detto. Il Cristo, l'Io, entra nel corpo, il corpo è circondato da cinque portici, che sono i cinque sensi, si trova all'entrata della porta delle pecore, che è la parte, potremmo dire, più automatica dell'uomo. La parte più guidata dal contesto, la pecora rappresenta colei che viene guidata dal pastore. Quindi l'uomo più diciamo meno libero da questo punto di vista. E cosa accade? Incontra eh, tante parti di se stesso, incontra i ciechi, che sono coloro che non vedono la realtà in noi, la nostra incapacità di vedere la realtà e di conoscere la realtà spirituale incontra degli storpi che sono coloro che sballonzano e non sono equilibrati nel sentimento saltano nella gioia e sprofondano nella depressione questi sono gli storpi e poi incontra i paralitici in questo modo uno in particolare Il paralitico è colui che è paralizzato dalla paura dalla volontà si fa guidare su una specie di barella della vita e la vita lo porta nella, in giro ecco non è lui che Può in qualche modo come comandare se stesso, ma si viene trasportato dagli eventi della vita. Quindi siamo dentro al corpo, c'è l'io che osserva i suoi abitanti, che sono parti di noi, la parte cieca di noi, la parte storpia di noi e la parte paralizzata di noi. Ecco, c'è una parte paralizzata di noi che vorrebbe entrare diciamo sotto il portico e quindi immergersi nella piscina e che cosa vuol dire questo? Immergersi nella piscina vorrebbe dire entrare dentro quella parte liquida che noi chiamiamo il nostro corpo vitale, il nostro corpo della salute. Il corpo della vita è l'acqua che abbiamo nel corpo, e dal punto di vista sovrasensibile, l'acqua è l'elemento che rappresenta anche la vita in noi. Quindi, questo individuo vorrebbe immergersi come fanno altri per poter entrare in contatto con quello che è. La guarigione data dall'angelo. Tutti abbiamo un angelo, Custode si dice no, e quest'angelo noi lo possiamo incontrare se emergiamo dalla nostra quotidiana realtà e ci immergiamo nella nostra realtà eterica, nella nostra, entriamo nella nostra piscina d'acqua. Cosa vuol dire? Vuol dire essere capaci di entrare in uno stato di coscienza particolare per poter accedere alla realtà spirituale. Questo stato si chiama stato immaginativo o coscienza eterica. Ecco, questo individuo non è capace di farlo, e non è un individuo che ha frequentato una scuola esoterica, non è un iniziato, è una persona comune come noi, che però vuole conoscere la verità, vuole guarire dalla malattia del vivere, come noi vogliamo guarire da questa che in questo periodo storico ci attanaglia. Ecco, cosa vuol dire in questo caso guarire dalla malattia del vivere? Vuol dire entrare in contatto con quella che è la vera realtà, la vera causa di quello che si sta vivendo, con il vero corso del destino, conoscere realmente cos'è che ci attende e cos'è che ci dobbiamo attendere, diciamo, della vita. Ecco, questo è qualcosa di molto in particolare, ecco, ecco. Gesù cosa dice? Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito e prese il suo lettuccio, si mise a camminare. Interessante come Lio fa appello alla parte di noi paralitica e dice, basta che ti alzi. Basta che ti alzi e ti rendi conto che non devi farti più trasportare dalla vita, non devono essere più i media che ti condizionano, non deve essere più i giornali, la televisione, la politica, il sistema mondiale che ti dice quello che devi fare. Questo è farsi trasportare. Farsi trasportare dal sistema ti rende paralitico e lui dice: alzati in piedi, prendi il tuo lettuccio e cammina, ecco, e in questo modo riesce a. Fare in modo che quello possa poi entrare in contatto con la realtà spirituale. Se noi siamo in grado di far questo, riusciamo anche a vedere quali sono le cause contenute nel nostro destino, nel nostro corpo eterico e vedere molto da più l'alto, da più alto, da un modo in modo impersonale, che in realtà c'è una grande contingenza che ci occlude, ci fa sentire separati da, dalla verità. Il guarito, colui che entra nella piscina di Bezezza e può così incontrare il suo angelo, in realtà cosa fa? Entra in contatto con quella che è la realtà dello spirito, che gli dice veramente da dove sono venute queste cause. Gli racconta del fatto che da molto tempo gli uomini hanno occultato il mondo della natura, in special modo gli animali riguardo a questo problema che stiamo vivendo, di questo virus che sembra che sia nato appunto dal mondo animale, in particolare da un pipistrello, e il mondo spirituale, l'angelo dice, gli uomini hanno torturato, hanno ucciso, hanno eh, disumanizzato il mondo animale. E questo cosa accade? Questo, si, questo dolore si è incarnato in qualcosa che viene all'uomo. Per, come monito per dirgli: Non mi devi più uccidere in questo modo, non devi più torturare in questo modo. Il mondo animale non è che sta dicendo: Non voglio che mi mangi più, sarebbe facile dire questo. In realtà, il mondo animale vuole dire: Io voglio vivere, forse a, devo anche servire per nutrirti, in parte. Ma per favore, lasciami vivere in modo degno la mia esistenza fino a quando tu mi potrai mangiare. So che sto dicendo delle cose che non piaceranno ai vegetariani, però il mondo non è fatto solo di vegetariani, ecco, io dico e la scienza dello spirito dice bisogna diventare vegetariani quando ci si sente pronti, ci sono molti individui che non sono pronti di diventare vegetariani, però bisogna fare in modo di non maltrattare più gli animali e di fargli vivere una vita degna, almeno gli animali, coloro che mangiano gli animali, non è il mio caso, eh, che possano mangiare degli animali che dentro di loro possano aver sperimentato che cos'è la vita. Ecco, il paralitico è un individuo che conosce le cause del suo male e guarisce, perché la verità in realtà ci rende liberi. E quando noi siamo liberi, siamo liberi da qualsiasi malattia. Ecco. Io spero di esservi stato utile, e vi mando un caro saluto, ci vediamo presto. Al prossimo incontro, ancora, e mi raccomando non abbiate paura, tutto va come deve andare, e, e Cristo ci dice non abbiate paura, sono io, va bene? Grazie a tutti, eh. ciao.